Ciao. Nico, sto lavorando sodo al mio desiderio, ma non mi riesce niente. Faccio un passo avanti, ne faccio tre dietro. Faccio una cosa importante, poi mi rendo conto che è sbagliata e quindi devo rifare tutto da capo. Lavoro tantissimo sulla manifestazione, vivo nel desiderio avverato, eppure continua a manifestarsi l'opposto. Ma perché? Giorni fa vi ho fatto un video sulla dimensione materiale, ovvero il 3D, che è il più lento a conformarsi. Se noi riusciamo ad entrare subito nello stato del desiderio avverato e letteralmente ci proiettiamo nella realtà che vorremmo come se fosse già presente e quindi è una cosa immediata, per vederla nel nostro 3D ci vuole un po' più di tempo. Come il pittore che ha il quadro qui nella mente, affinché lo possa vedere, affinché lo possa riportare sulla tela, lo deve ovviamente creare, lo devi dipingere. Quell'immagine, quel quadro è già vero. È già reale, anche se non l'ha ancora riportato sulla tela, quella cosa già esiste nella sua immaginazione. È questo che dobbiamo capire, che se il nostro desiderio ancora non lo vediamo manifestarlo nel 3D, non significa che non esiste o che non arriverà mai. Esiste già. Soltanto che, essendo il 3D, la dimensione materiale è quella più lenta nel conformarsi, ci vuole un po' più di tempo. E con questo vi faccio un altro story time del mio lavoro. Per chi non lo sapesse, il mio lavoro è quello della scrittrice. Principalmente scrivo romanzi, ho un altro libro che sta per uscire a breve, soltanto che principalmente io mi piace proprio scrivere delle storie. Affinché io possa scrivere queste storie e riportarle sul carta, le devo ovviamente prima vivere nella mia mente. E voi non potete capire quante volte io ho l'idea chiara in mente, ma non riesco a scrivere niente. Questo qui è il mio romanzo, il mio primo romanzo. Questo romanzo è uscito il 5 dicembre del 2022. Ma sapete una cosa? I personaggi sono nati nel 2004. Sono nati durante un viaggio in treno nel 2004. E prima di riuscire a riportare la storia esattamente come volevo, io ci ho impiegato anni, ragazzi. La prima stesura nel 2004, la seconda nel 2005, la terza nel 2006. Poi sono arrivata un'altra stesura nel 2008 e neanche quella mi piaceva. E nel 2021, dopo che mi è stato letteralmente spezzato il cuore, ho trovato di nuovo il coraggio di riscrivere questa storia. E alla fine è stata la stesura definitiva, quella che è riportata nel libro. Io non mi sono mai arresa, non mi sono mai arresa, nonostante lo abbia riletto tante volte, riscritto tante volte, non mi piaceva, io sapevo che la storia avrebbe funzionato, sapevo che non dovevo lasciare questi personaggi, non li dovevo abbandonare, ma dovevo pubblicarla e dovevo letteralmente farla scoprire ad altre persone. E adesso, quando ricevo e leggo i messaggi delle persone che hanno voluto leggere il mio romanzo, ho capito che ne è valsa la pena, ho capito di avercela fatta. E questo per farvi capire che non sempre la prima versione di ciò che vogliamo è quella definitiva. Tante volte dobbiamo proprio fallire per capire come tradurre nel modo migliore il nostro desiderio, da qui alla realtà tridimensionale. Perciò, anche se arrivano all'inizio delle brutte copie di quello che state manifestando, non arrendetevi. Queste brutte copie vi servono come letteralmente promemoria per ricordarvi che ok, si sta manifestando, si sta muovendo qualcosa, quindi vuol dire che comunque ci sto lavorando, ma molto probabilmente è ancora una versione grezza, quindi adesso la devo rifinire un pochino. Avere dei momenti di crollo è normale, io ce li ho costantemente, ce ne ho avuti tantissimi per questo romanzo che voi neanche ve lo immaginate semplicemente perché non ve ne ho parlato qui. Ma letteralmente nottate a piangere pensando che il libro non sarebbe piaciuto a nessuno. E purtroppo ce le ho ancora ogni tanto. Poi però mi ricredo. Però ecco, avere delle ricadute è normale. L'importante è rialzarsi subito dopo. Possiamo cadere 100 volte, ma dobbiamo sempre rialzarci quella 101ª volta. Non mollate. Non mollate. Veramente ve lo dico con il cuore, non mollate. Sto per pubblicare un altro libro, sono terrorizzata, sì, però non mi devo fermare. Perché è questo alla fine quello che serve, non fermarsi anche se abbiamo paura. Fatemi sapere e non dimenticate di seguirmi.